Spostiamoci ora in Lombardia perché questa mattina in Consiglio regionale si è tenuta una conferenza stampa in cui si è parlato di esodati e si è parlato anche dell'ultima proposta che la Lega Nord ha lanciato per affrontare questo fenomeno, in particolar modo uno sportello dedicato a loro. Sentiamo. Oggi conferenza stampa per un confronto tra quello che si sta facendo in regione rispetto anche a Roma, insomma. Roma crea il problema, la Lombardia in parte cerca di risolverlo. Se aiuteremo 6, 7, 800 esodati a non disperarsi ed arrivare alla meritata e maturata pensione, è motivo di orgoglio. Quindi qualcuno dirà che non è la grande politica, la legge elettorale, quelle menate lì, però aiutare gli esodati, i malati di autismo, i celiaci, i genitori separati, i disabili gravi, questa è la politica, la buona politica, e se aiutiamo delle persone per bene sono solo contento. Ieri c'è stato un rimbalzo di notizie sui conti INPS, lei cosa ne pensa? Che si dovrebbero dimettere tutti quanti, la gestione dell'INPS è veramente farsesca, ci vorrebbe l'INPS del Nord, ecco, questo magari lo proporremo a livello di Parlamento, perché le regioni del Nord hanno i conti a posto e la nostra gente versa più contributi rispetto a quanti ne incassano i nostri pensionati. Quindi anche lì non vorrei che i futuri pensionati del Nord pagassero per i buchi delle regioni del Sud. Consigliere Foroni, dopo l'iniziativa presentata nei giorni scorsi, che ha esteso la mobilità in deroga anche agli esodati, oggi ha annunciato un'altra iniziativa e ci sarà uno sportello proprio apposito per questo problema. Sì, uno sportello all'interno degli uffici di Regione Lombardia, nel senso che chiederò gli spazi affinché ci possa essere un giorno alla settimana lo sportello esodati, dove persone che sono in difficoltà possano andare a parlare direttamente con i responsabili del coordinamento lombardo degli esodati, che possono dare a livello gratuito e senza nessuna tessera o tesserina da pagare, ma tutte le necessarie informazioni per capire la loro situazione, per capire dove intervenire, come intervenire e anche per darci noi gli spunti per cercare soluzioni, purtroppo a quelle persone non ancora salvaguardate. Lei ha detto che gli effetti della legge Fornero si vedranno soprattutto tra qualche anno. Certo, perché il problema è che, le faccio un esempio personale. Io, uscito dall'azienda, ho presentato il curriculum. La cosa, senza data di nascita venivo chiamato, con la data di nascita non venivo chiamato. Pensiamo prossimamente quando le persone non più cinquantenni ma sessantenni saranno in cerca di lavoro. Se oggi non prendono i cinquantenni, come facciamo a pensare che prossimamente assumeranno 60-65 anni persone nell'ambito del mondo del lavoro? Di conseguenza questa riforma è stata fatta senza considerare tutto lo scenario sociale, industriale, aziendale. Allora, come coordinamento lavoratori esodati vogliamo esprimere la nostra gratitudine all'amministrazione di questa della Lombardia. Abbiamo trovato tantissima sensibilità e voglia di cercare insieme a noi le soluzioni possibili a quello che verrà ricordato come uno dei più grandi problemi che è stato creato nel dopoguerra. Cioè, è un problema che ha determinato che dalla sera alla mattina centinaia di migliaia di famiglie perdessero completamente tutto. Voi vi ricordate che ci sono stati dei momenti in cui si era deciso, in passato, di fare qualche prelievo del 0,6% o del 5% dai conti bancari. Ecco, qui centinaia di migliaia di famiglie gli è stato prelevato tutto. 40 anni di lavoro versati nelle casse dell'INPS che sono stati, come dire, prelevati e destinati a quello che era stato il disavanzo pubblico per cercare di frenare l'emorragia dell'economia.